Ancora una morte bianca, strage senza fine, infortunio mortale sul lavoro a Benevento. La vittima di Napoli stava lavorando nel cantiere per la realizzazione di nuovi uffici delle Ferrovie dello Stato. Ha perso l'equilibrio ed è caduto. Inutili soccorsi, la rabbia del sindacato. Regione ora Carfagna dice no a Caldoro, centrodestra diviso sulla candidatura dell'ex governatore. La vicepresidente della Camera Loboccia ha già avuto la sua occasione. Nel Movimento 5 Stelle scontro, il ministro Costa si schiera con la base che dice no al PD. Coronavirus napoletano ricoverato a Cotugno, al paziente diagnosticata una sindrome influenzale sospetta. L'uomo era rientrato dalla Cina ma i medici escludono abbia contratto il virus. Intanto dilaga la psicosi in campagna. Trasporti, sciopero, flop, sempre meno pendolari. Si attesta al 22% l'adesione alla protesta, pochi disagi per gli utenti, ma resta aperto lo scontro tra ANM e lavoratori. Intanto Lega Ambiente pubblica il rapporto pendolaria: in Campania sempre meno persone usano il trasporto su ferro. Fiume Sarno costa bacchetta ai comuni, il ministro accusa quasi un miliardo e mezzo speso finora per progetti inutili, uno spreco di soldi e sollecita la ripresa del dialogo istituzionale. Servono progetti condivisi tra tutti i comuni, le risorse europee ci sono. Ariano bimbo travolto all'uscita da scuola, dramma in Irpini all'incidente a poca distanza dall'istituto scolastico. Un'auto ha travolto un bambino di 9 anni che ora è grave in ospedale in prognosi riservata. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso. È stato già denunciato. Erano questi i nostri titoli. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale di Otto Channel 696. Allora lo avete sentito in primo piano. Due morti bianche in poche ore nel Sannio, l'ultimo questa mattina a Benevento, un operaio è precipitato da una struttura in costruzione ed ha perso la vita. Sequestrato il cantiere è aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Vediamo Saranno le indagini della Polizia Ferroviaria di Benevento a dover chiarire la dinamica del tragico incidente sul lavoro costato la vita questa mattina ad un operaio edile di 58 anni della provincia di Napoli. I poliziotti su ordine della Procura Sannita hanno sequestrato il cantiere all'interno della stazione ferroviaria centrale ed hanno effettuato i rilievi mentre la salma del malcapitato è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Rummo. Nelle prossime ore il magistrato affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è caduto da un'altezza di oltre 4 metri mentre era al lavoro sulle travi che stava armando prima del getto di calcestruzzo per la costruzione di un nuovo edificio. Sul tragico incidente sul lavoro è intervenuta la CGL che chiede controlli severi e certi. Ultimamente la guardia è stata abbassata, nei luoghi di lavoro non c'è più controlli. i controlli sono mai scomparsi. Sulla sicurezza, quanto gli enti bilaterali del settore... Sono a disposizione di tutte le imprese per fare corsi di formazione, anche corsi di primo ingresso. Oramai mh, sono poche quelle che partecipano, vanno dai faccendieri che fanno da. Uh... Fa il certificato, si prendono i soldini e finisce lì. Questo, qui è il problema: secondo me, il problema strutturale è questo. Di mattina si esce di casa per andare a lavorare e si torna in una bara. Questo non è giusto: tornano dalla CGL. L'operaio di stamani è la seconda vittima sul lavoro, in pochi giorni nel Sannio. Sabato scorso a Pietraroio un agricoltore era rimasto ucciso schiacciato dall'albero che stava tagliando. Ergastolo per Salvatore Tamburrino ha ucciso la moglie Nora Matuozzo, deve passare il resto dei suoi anni in celle. Questo è il verdetto della Corte di Assise di Aversa. Per il delitto dello scorso 2 marzo a Melito, consumato da Salvatore Tamburrino per gelosia, la moglie voleva lasciarlo, non voleva più vivere accanto all'uomo che aveva dedicato la vita alla tutela dell'ex boss latitante Marco Di Lauro. Fu Tamburrino a confessare, oltre a dare notizie del covo di via Scaglione, dove si nascondeva proprio Di Lauro. Non ci ridanno onora, dicono i parenti della loca dalla località protetta nella quale si trovano, ma giustizia è stata fatta. Parliamo ora di regionali con il centrodestra ancora diviso sulla candidatura di Caldoro, la Carfagna, Silura, il collega dice ha già avuto la sua occasione. Nel Movimento 5 Stelle invece Costa commenta l'esito dell'assemblea all'Hotel Ramate e dice eh, giusto che si pronunci la base. Intanto il PD si prepara alla direzione regionale, Piero De Luca è certo il governatore uscente sarà ricandidato, vediamo. Nonostante Berlusconi, che risoluto ha riproposto alla coalizione Stefano Caldoro candidato presidente alle prossime regionali, il centrodestra mostra sempre più dubbi sul nome dell'ex governatore. Non solo la Lega dunque, ma anche la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, boccia l'ipotesi Caldoro. Eh, gli alleati mostrano qualche perplessità riguardo al candidato espresso da Forza Italia, perplessità che anche io avevo avanzato, se non altro perché... È una candidatura che gli elettori eh, hanno già sperimentato, rispetto alla quale gli elettori si sono già espressi, una volta con successo e una volta senza successo. Credo che bisogna uscire dal vecchio schema di Luca Caldoro, sarebbe la terza volta che noi proponiamo agli elettori. Il match di Luca Caldoro, credo che insomma si potrebbe costruire una candidatura forse più forte e più popolare. È chiaro che più passa il tempo più difficile che questo accada. Il prossimo 6 febbraio la Lega di Salvini sarà nel quartiere di Scampia per la campagna elettorale di Guangi alle supplettive del Senato. In risposta, il movimento Le Sardine, che proprio a Scampia terrà il raduno nazionale a marzo, nello stesso giorno scenderà in piazza contro la Lega davanti alla stazione della Metro. Intanto la base del movimento. Il movimento 5 Stelle si è espressa: nessuna alleanza col PD. Sergio Costa però non parla di alleanze, piuttosto di pezzi di vita da percorrere insieme, ha detto il ministro, che ha aggiunto: È giusto che la base si pronunci perché il movimento nasce proprio dal senso della partecipazione dal basso. Il Partito Democratico non attenderà oltre i grillini: si lavora ad una coalizione più ampia. La direzione regionale andrà avanti e Piero De Luca è certo, il governatore uscente, sarà ricandidato. Eh, ovviamente il Partito Democratico farà. Abbiamo una direzione regionale convocata il 17, la propria scelta confermerà il governatore uscente quale candidato del Partito Democratico. Metterà in campo una coalizione di centro-sinistra ampia che guardi a sinistra ma guardi anche al campo moderato. Parliamo ora del coronavirus: caso sospetto al Cotugno di Napoli. Nelle prossime ore il risultato del secondo test veloce. Intanto il sindaco De Magistris loda le tre ricercatrici che hanno isolato il virus dello Spallanzani. Tra di esse ce n'è una originaria di Procida, vediamo. Coronavirus, caso sospetto al cotugno per un uomo ricoverato per un'acuta sindrome influenzale sospetta. Al momento del ricovero, il paziente accusava febbre, tosse e dolori addominali. Secondo il parere dei medici, l'uomo rientrato da Pechino dieci giorni fa dopo aver trascorso un mese nella provincia di Yubei, difficilmente può aver contratto il coronavirus. Intanto, dallo Spallanzani di Roma, le parole di una delle tre ricercatrici che ha isolato il virus. Si tratta del capo team Maria Capobianchi di Procida, direttrice del laboratorio di virologia dello Spallanzani. L'isolamento del virus è un passo essenziale per averlo e poterlo studiare, per poter perfezionare i metodi diagnostici, per poter studiare eventuali sostanze antivirali, eh, per capire la biologia del virus, i suoi meccanismi patogenetici. È un passo cruciale che eh, ogni volta che c'è un nuovo virus... Copriamo un nuovo virus, si apre un campo importante di ricerca che poi ha sicuramente applicazioni nel campo del eh, trattamento, prevenzione e della salute umana. Il sindaco di Napoli De Magistris commenta l'eccezionale lavoro delle ricercatrici. Noi di questo siamo orgogliosi perché c'è talento, c'è competenza, c'è professionalità, c'è umanità, c'è passione, c'è sacrificio, c'è abnegazione. ci sono tante qualità che fanno del nostro mezzogiorno. Non un peso ma una grande ricchezza. Io non ho mai dubitato e quindi va a loro il ringraziamento e l'orgoglio da UNO del Sud e dal Sindaco di Napoli. Parliamo ora di trasporti. È un flop lo sciopero indetto dai sindacati. Pochi disagi per gli utenti. Intanto l'ega ambiente pubblica. Il rapporto pendolaria. In Campania sempre meno persone usano il trasporto su ferro. Vediamo. La la settimana comincia con uno sciopero dei trasporti a Napoli. Mi è andata meno peggio di quanto si temesse. Lo sciopero è stato indetto da USB, FISA, CONFIL e URSA. Tra le motivazioni della protesta, la migliore gestione del personale e il rispetto delle norme per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Dopo una mattinata abbastanza regolare alle 14 la linea 1 ha chiuso. Dalle 14.30 cancelli sbarrati anche alla funicolare di Chiaia e Centrale. Nel complesso c'è stata una bassa adesione, pari al 22%, per pendolari meno disagi del previsto. Nessun problema. Evidentemente non hanno aderito questi qua e sono gente che vogliono lavorare. Nessun problema, nessun problema. Ci, I problemi ci stanno quando camminano. Quando non c'è lo sciopero ci stanno disagi, quando ci sta lo sciopero e tutto funziona per bene. No, nessun problema. Ho trovato il servizio funzionante, pulito, bene organizzato, quindi non ho riscontrato disagi. Guardi, non mi sono accorto assolutamente dello sciopero, perché i mezzi funzionano secondo me regolarmente, però noi siamo turisti quindi non sappiamo quale sia realmente il, la frequenza dei passaggi, esatto. Intanto, Lega Ambiente pubblica il nuovo rapporto pendolaria, da cui emerge un divario sempre più largo sul fronte dei trasporti su ferro tra nord e sud Italia. Negativa la situazione in campagna, dove tornano a calare i passeggeri dai 467.000 del 2011 ai 262.000, nonostante negli ultimi anni il trend fosse in miglioramento. Quasi un miliardo e mezzo speso finora per iniziative inutili. Uno spreco di soldi, servono progetti condivisi tra tutti i comuni, le risorse europee ci sono. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa parla del fiume Sarno e bacchetta la mancanza di dialogo istituzionale tra i vari enti. L'Unione Europea è pronta a dare i fondi per il Master Plan del Sarno, ma servono progetti coerenti. Ci sono luoghi del bacino del fiume dove un comune progetta il collettore delle fogne e un altro il depuratore, localizzati in zone opposte. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa torna ad affrontare il tema del corso d'acqua tra i più inquinati d'Europa. A margine di un convegno organizzato dalla Lipo all'Università Federico II, il responsabile del Dicastero sottolinea che le risorse ci sono, ma vanno spese presentando idee condivise tra i 42 comuni dell'area del Sarno. Finora, ha aggiunto Costa, sono stati spesi quasi un miliardo e mezzo di euro senza risultati apprezzabili. Soldi quasi sempre sprecati, il duro commento del ministro che poi ha rivendicato l'impegno dello Stato per recuperare alla legalità l'oasi di Soglietelle, dal luogo di bracconaggio della Camorra e ora riserva naturale. Per Costa si tratta di un modello non solo per la Campania ma per l'Italia. Parliamo di inquinamenti, parliamo di bracconaggio, le vasche dove, dove i bottini di caccia venivano... venivano frequentati anche da gente collegata con la malavita organizzata. Oggi noi qui veniamo a celebrare il fatto che è stato restituito questo territorio alla cittadinanza, è diventato demanio pubblico, è tutelato in particolare da un ente e da molte associazioni e quindi si può fare. Dramma ad Ariano Irpino. Un bambino di 8 anni è stato investito all'uscita da scuola, trasportato prima all'ospedale Frangipane, è stato poi trasferito a Santo Bono. Ha riportato fratture multiple. La sua prognosi è riservata. Vediamo. Era ormai giunto a destinazione, stava per entrare in casa insieme al fratello più grande di ritorno dalla scuola Calvario. Ad Ariano Irpino a piedi, quando è stato improvvisamente travolto da un'auto. Dramma per un bambino di 9 anni di nazionalità romena, la cui famiglia da oltre 10 anni vive in via Sant'Antonio, pienamente integrata con la comunità arianese. Parla il fratello, ancora scosso dopo aver assistito alla terribile scena. Stavo tornando a scuola, io e lui dovevamo scendere dalla marciapiede per risalirci. Io stavo da, davanti a lui e lui stava dietro di me. E lui quando ha visto la macchina si è sbavendato e ha voluto andare da quell'altra parte. E quando è passato, quando si è spaventato, la macchina l'ha investato Adesso sta a Napoli, il ginocchio è rotto e le vene, e le loro lo, devono operare. Su posto 118 carabinieri, il bimbo è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Francipane e da qui trasferito al Santo Bono a Napoli, dove è sotto osservazione una strada ad alto rischio, quella in questione, sia di giorno che nelle ore serali, più volte segnalata da residenti e commercianti del luogo. Quindi qui da tempo che segnalate situazioni di pericolo. Sì, stiamo, stiamo raccogliendo le firme. Tre giorni fa c'è stato un incidente all'ingrocio là. La settimana scorsa siamo andati al bar. Quindi, qua c'è bisogno di mettere qualcosa per tutelare i cittadini. E gli esercizi commerciali sono aumentati. Quindi, ci sta un via via di macchine che praticamente non si può camminare più. Parliamo ora di sanità. La rivolta dei dirigenti medici al Cardarelli. Associazioni che dicono violen... violati i diritti e troppa disorganizzazione lamentano i camici bianchi che attaccano poi il manager. Sentiamo. Turni massacranti, carenza di personale, assenza della rete di assistenza. I medici del Cardarelli sono sul piede di guerra, lo dichiara la Nao Assomed di Napoli, l'associazione dei camici bianchi, in forze nell'ospedale dei Colli. I medici lavorerebbero in condizioni di perenne emergenza, con carenza di personale e soffrendo la mancanza di una rete territoriale che possa sgravare il peso che l'ospedale deve sostenere. De Luca ci ha dimenticati per due motivi, non ha organizzato una rete territoriale in grado di eh, ridurre l'afflusso al Cardarelli. Ma il secondo fatto che ha fatto noi che, siamo, che abbiamo un lavoro... Incredibile, insostenibile, siamo i peggi pagati della regione Campania. Sullo sfondo ci sarebbero anche problematiche contrattuali, sarebbe infatti l'unico presidio sanitario dove non sarebbe stato applicato il nuovo contratto della direzione nazionale dell'associazione. E come se non bastasse, gli straordinari sarebbero pagati poco e con molto ritardo. Stupro dei diritti, disorganizzazione sanitaria, veramente una cosa indegna. La terza cosa, la libera professione, Alpi. Abbiamo 330 medici la fanno. fatturato 2018, più di 6 milioni, una serie di incongruenze, inatempienze, ritardi, che dimostra che manca al Cardarelli la velocità nel decidere. Quindi managerialità lenta, troppa burocrazia e devo dire, noto soprattutto da parte del direttore amministrativo e del direttore sanitario, un antimedicalismo viscerale che non è possibile accettare. Tassi usurai fino al 300% in un anno, la DDA di Salerno ha arrestato cinque persone con l'accusa di usura ed estorsione per i magistrati. Lo strozzinaggio è un fenomeno sempre più diffuso nel territorio di Salerno. Un fenomeno preoccupante, sempre più diffuso, ma che è anche difficile da far emergere. La direzione distrettuale antimafia di Salerno lancia l'allarme usura nel territorio provinciale. Le parole del sostituto procuratore Vincenzo Senatore non lasciano spazio ad equivoci. Noi, come direzione distrettuale antimafia di Salerno, nell'arco degli ultimi 18 mesi eh, abbiamo portato avanti indagini eh, complesse che avevano oggetto reati di usura e di estorsione. Si rendete conto che è un fenomeno molto difficile. Da far eh, emergere e direi che davvero i dati sono molto, molto allarmanti da questo punto di vista. È stata proprio la DDA insieme alla direzione investigativa antimafia a chiedere l'arresto di cinque persone, quattro in carcere, una ai domiciliari di Cava dei Tirreni che dovranno rispondere di usura ed estorsione. Tra i componenti della banda, anche commercianti che si erano trasformati in esattori. Il blitz è scattato proprio dopo le denunce della vittima. E abbiamo potuto ricostruire anche grazie alla consulenza, ma consulenza che è stata precisa proprio perché. E precisi sono stati i dati prodottici dalla persona offesa, tassi che in alcuni casi sono andati ben al di sopra del 300 annuo. Direi che è stato decisivo il contributo fornito dalla persona offesa. È una vicenda paradigmatica da questo punto di vista perché dimostra che quando la persona offesa decide di. Eh, rivolgersi alle istituzioni facendo questa scelta di campo fondamentale a favore delle istituzioni le istituzioni arrivano smog ad avellino controlli serrati dei vigili urbani per le auto inquinanti l'ordinanza però non convince gli ambientalisti e Luca Cipriano dall'opposizione in calza il sindaco il sindaco chiede un consiglio comunale monotematico Primo Giorno dell'ordinanza antismoga ad Avellino controlli a tappeto dei vigili urbani per le auto inquinanti. Inoltre, festa ordine a ristoranti e pizzerie di mettere a norma gli impianti a legna. Entro maggio, naturalmente, tutto dovrebbe rientrare. Scettici e critici sul provvedimento, sia gli ambientalisti che l'opposizione che non mollano la presa sull'argomento e preannunciano una supervisione dell'attività dell'amministrazione. Fa specie che l'ordinanza arrivi il giorno successivo alla sentenza della Procura. Che chiede della Procura della Repubblica, che chiede quattro eh, mesi di eh, condanna per due ex sindaci, Galasso e Fodi, proprio sul tema ambientale. Quindi, forse il sindaco si è ricordato che era il caso di intervenire. Ho eh, personalmente qualche dubbio che sia sufficiente a colmare questo problema ambientale, ma faccio un ragionamento di semplice buonsenso. Se tanti sindaci italiani, che sono nelle stesse condizioni della città di Avellino, emanano ordinanze più restrittive con domeniche ecologiche, blocco del traffico, limitazioni alla circolazione, non si capisce perché solo ad Avellino questi criteri che mi rendo conto sono impopolari non vengano applicati. Quindi ci riserviamo di analizzare l'ordinanza del sindaco. Io ho chiesto che nel Consiglio Comunale del 10 febbraio si faccia una discussione ufficiale in aula sull'argomento con una relazione del sindaco. Certo fare la guerra agli ambientalisti, provocare di continuo chi si occupa della salute pubblica da un sindaco che si dichiara verde ambientalista mi sembra veramente un paradosso. A Benevento ieri il sindaco Mastella ha protocollato ufficialmente le dimissioni, ora ha venti giorni per ritrovare una maggioranza, nuova... ma sembra più orientato a tornare alle urne e a ricandidarsi. 20 giorni per ripensare alla scelta e trovare una nuova maggioranza. Così Clemente Mastella, che ieri ha consegnato le sue dimissioni, potrebbe continuare a fare il sindaco di Benevento e portare a termine la sua consigliatura che scadrebbe naturalmente nel 2021. Non c'è la volontà però di trattare con Lillipuziani e Volta Gabbana. Mastella lo ha lasciato intendere prima e lo ha ribadito dopo, bollando come irrevocabili le dimissioni. Nessuna spiegazione ulteriore, nessun'altra dichiarazione pure attesa. E da più parti si chiede di chiarire le ragioni della scelta in Consiglio Comunale. Voci rilanciate anche dal consigliere regionale Mino Mortaruolo. C'è stata richiesta di Consiglio Comunale e credo che si terrà, voglio dire, quindi con tutti quanti chiarimenti. Nessun dubbio sul posizionamento politico del partito. Io credo che saranno posizioni che matureranno in Consiglio come è giusto che sia, e credo che quello sia l'organo deputato oggi a decidere e tutto passa anche per la responsabilità dei consiglieri, dei gruppi consigliari. Ripeto, io conosco molto bene quella che è la posizione del, del mio partito, quindi Carmine Valentino, Giovanni de Lorenzo sul tema credo siano stati assolutamente chiari e credo che noi siamo lì e ripartiremo da lì. Ma l'ormai ex sindaco sembra intenzionato a tornare subito al voto, ricandidandosi con una squadra rinnovata e senza traditori. In sostanza si tornerebbe alle urne già in primavera e nel toto nomi dei competitor si fa sempre più forte la voce che vorrebbe il centro-sinistra rappresentato da Erminia Mazzoni, che proprio di Mastella è stata vice sindaco nei primi mesi del suo mandato. Capodichino chiude il 2019 con quasi 11 milioni di passeggeri e con buone prospettive di aumentare ancora il numero di viaggiatori grazie all'aeroporto di Salerno. Queste le parole di Gesac. Intanto ad Otto Channel 696 anche il presidente di Confo Commercio Salerno si dice fiducioso. Sentiamo. Dati positivi per il turismo in Campania: 11 milioni di passeggeri, quelli transitati dall'aeroporto di Capodichino nel 2019, mentre con l'allungamento della pista dell'aeroporto di Salerno per l'amministratore delegato di GESAC Roberto Barbieri ci sarà un'ulteriore ripresa dei volumi di traffico che agevolerà la mobilità di imprese e residenti generando ancora sviluppo. Un'occasione da non perdere che non deve trovare impreparati gli addetti al settore, come precisa il presidente di Confcommercio Salerno Giuseppe Gaiano. Siamo fortunati a vivere e a fare impresa in una delle province più belle d'Italia, con i patrimoni UNESCO, la Costa Molfitana, la Piana del Sele, Pestum, il Cilento e quindi arte, cultura, gastronomia, mare, e le luci d'inverno. Avere un aeroporto funzionante è sicuramente un ulteriore vantaggio che avrebbe poi il nostro territorio. Dobbiamo essere bravi, e in questo come associazione siamo in prima linea da anni: eh, dobbiamo essere bravi. Poi ad arricchire di contenuti l'esperienza di chi ci viene a trovare qui in provincia di Salerno. Un appello alla cittadinanza e alla politica troppo assente sulla vertenza isochimica a lanciarlo sindacati ed ex operai nell'assemblea pubblica organizzata al circolo della stampa di Avellino. Ancora una volta chiedono di essere ascoltati gli ex operai dell'isochimica che attendono giustizia in un processo ancora in corso e in una vertenza aperta per il prepensionamento. Questa mattina sindacati, ex operai e avvocati hanno preso parte all'Assemblea Pubblica al circolo della stampa. C'è una politica che sistematicamente si smentisce. Eh, non so se il limite adesso è del, di un partito, di un, un deputato piuttosto che di un senatore. Eh, è un refren che è insostenibile è insostenibile, veramente perché siamo arrivati a, a ridurre i numeri a furia dire, di maturare requisiti, ma il dramma vero è che queste persone dire, non sono abili al lavoro, lo sanno tutti e gli enti continuano a palleggiarsi sulla vita della gente. Insomma. È stata anche occasione per ribadire la volontà di riportare il processo ad Avellino. Quando una sensibilità della città, perché questo è il fatto vero, non c'è. Eh? Sembra che vogliano nascondere un dato di fatto che c'è stato in questi anni, cioè di una mancanza di lavoro che ha costretto tanti cittadini, tanti lavoratori a subire i guasti di un'attività lavorativa perché si dice tanto questa è. È una città che non vuole fare i conti con se stessa, con un pezzo della sua storia e anche se non ci sono impianti adeguati per mettere... Le ultime speriamo positive udienze che non si vada oltre. È diventata una, come dire, una richiesta che noi continuiamo a fare non laconicamente ma convintamente, pur sapendo senza prenderci in giro che c'è un problema oggettivo. Giovani in agricoltura dati in costante crescita per la Campania, ma per molti resta ancora l'incognita. PSR, la presidente nazionale dei giovani di Coldiretti dice non possiamo continuare così. Sono sempre di più i giovani che decidono di investire in agricoltura. La campagna infatti da quest'anno ha conquistato il secondo posto in Italia per numero di imprese guidate da Under 35. Un dato in costante aumento nonostante le difficoltà, come evidenziato dalla Presidente nazionale dei giovani di Coldiretti, Veronica Barbati. Abbiamo negli ultimi 5 anni un più 12% di imprese condotte da giovani Under 35 e questo è evidentemente un segnale di una grande vitalità di questo settore che proprio grazie ai giovani conferma... Un un trend positivo negli ultimi anni. Realtà sempre più innovative capaci di valorizzare storia e tradizioni del territorio. Sono stati in grado negli anni eh, di affermare un concetto di innovazione che non è soltanto digitalizzazione che è pure importantissima, ma invece hanno trovato il modo di valorizzare quelle che sono culture, tradizioni eh, magari dimenticate e invece loro ne hanno fatto il cuore centrale della loro attività. Ad oggi però resta l'incognita PSR per molti giovani che hanno aderito alla programmazione 2014. A livello nazionale, delle 38.000 domande presentate per questa programmazione, 21.000 non hanno trovato accoglimento e che per quelle che hanno trovato accoglimento, una su due ancora a fine programmazione non è stata pagata. Il dato della campagna è un dato purtroppo non incoraggiante perché delle oltre 2.700 domande che sono state presentate dai giovani, anche qui poi non sono invece arrivate le risposte. È chiaro che non possiamo assolutamente continuare in questo senso. 2020 dall'informazione all'innovazione a Napoli due giorni per il sud, vediamo. Impianti, politica e cultura. Queste le tre dimensioni della frattura che corre tra le regioni del nord e quelle del Centro-Sud sul fronte dello sviluppo sostenibile. Nei 339 impianti di trattamento dei rifiuti organici operanti a livello nazionale nel 2018, solo 119 risultavano collocati nelle regioni del Centro-Sud, un terzo appena del totale. È quanto emerso oggi a Napoli nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Green Symposium 2020, la due giorni. Di seminari, tavoli tecnici e incontri promossa da ricicla.tv in collaborazione con il board tecnico scientifico di Ecomundo. Ci vuole, come dire. Un fronte comune ancora più rafforzato, ancora più largo perché certi fenomeni devono quantomeno essere veramente irrisori rispetto a una situazione generale. Mancano gli impianti, in particolare gli impianti come voi sapete bene per la frazione organica. Ancora adesso in Campania si esportano nel resto d'Italia 500.000 tonnellate di rifiuti organici. Immaginate questi rifiuti che oggi carichiamo su navi, uh, tir e trasportiamo fuori Regione, anche fuori Italia. Fuori... Italia molte volte quale impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 eh, producano, mentre eh, parliamo di emissioni molto più impattanti appunto, rispetto a quello che possa essere un impianto di ultima generazione. Quindi la gente deve capire che è molto più conveniente economicamente ma anche ambientalmente avere un impianto eh, dietro l'angolo piuttosto che mm, caricare questi rifiuti e portarli all'estero. E con questo servizio si chiude il nostro TG curato in regia da Amato di Sundo. Io vi ringrazio per aver scelto l'informazione regionale di 8 Channel 696 e vi lascio alle previsioni meteo di domani. Grazie e buona serata.